sul campo del fanalino di coda per cercare una vittoria che avrebbe un peso specifico elevatissimo. Dopo l'amaro 1-1 dello Zaccheria contro il Pescara, il Foggia è pronto a tornare in campo sabato pomeriggio all'Euganeo per sfidare il Padova, ultimo in classifica, in una gara del turno numero 24 del campionato di Serie B. La sfida in Veneto per i Satanelli è di quelle davvero delicate, visti solo i 3 punti di vantaggio in classifica sui patavini del tecnico Bisoli, squadra molto rinnovata rispetto a quella battuta dai rossoneri per 2-1 nella gara di andata. Gli acquisti di Bakogu in avanti, di Cherubin, Andelkovic e Morganella in difesa hanno rinforzato una compagine capace fin qui di vincere solo 3 volte in questo campionato. Consapevole delle difficoltà da affrontare, si è mostrato in conferenza stampa il difensore rossonero Luca Martinelli. Il Padova ha cambiato molto ed ha giocatori di esperienza, ma, ha evidenziato il trentenne ex Empoli, più che guardare gli altri dobbiamo pensare a noi stessi. La classifica ci contraddice, ma conosciamo il valore della nostra squadra. Dobbiamo conquistare la vittoria e dobbiamo prendercela indifferentemente da come arrivi. Vincere a Padova, ha aggiunto Martinelli, sarebbe importante, visti i 4 punti di distanza dalla salvezza e le giornate a disposizione che cominciano a diventare sempre meno. Al match di sabato le 2 squadre arrivano entrambe dopo 2 pareggi. Per invertire la rotta e tornare a vincere dopo 3 turni di digiuno, Padalino dovrebbe affidarsi ad una formazione a trazione anteriore, con Iemmello, riferimento centrale dell'attacco, supportato ai lati da Galano e Kragl.